Ciao, io sono Elia Galò, ben ritrovato al Giardino Sotto il Naso. Ci troviamo qui nel Barmide e siamo pronti per un nuovo interessante e selvatico episodio. In questo video ti parlerò di come fare un drink mediamente alcolico con queste tonalità acidule ed erbacee date da una pianta selvatica che è la cetosella. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, direttore di Amarosate, Liquore Pineta, Pernottipite, Liquore Fore, Liquore Fenù. Trovi tutti i dettagli sulle nostre bottiglie selvatiche sul nostro e-commerce www.mediaspiritus.com. Ma ora andiamo a scoprire come preparare il nostro tequila Woodsorrel. Sigla! Bene, prima di cominciare, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Din don. Ti invito anche a dare un'occhiata anche agli altri nostri canali social, Instagram, Facebook e TikTok, con il nome sia il Giardino Sotto il Naso che Vita Spiritus, dove pubblichiamo regolarmente materiale diverso appunto da quello del canale YouTube. Ti invito anche a dare un'occhiata sempre a tutte le descrizioni dei nostri video, perché oltre a trovare la descrizione del video stesso, trovi anche eventuali aggiornamenti. Ogni tanto mi dimentico qualcosa. Ma veniamo a noi. La cetosella è una pianta molto interessante e che ha una caratteristica: 1 è spontanea, 2 cresce in abbondanza, 3 è disponibile, diciamo, in moltissime zone d'Italia, in generale del Mediterraneo, ma in Italia si trova praticamente quasi dappertutto. 4 è una pianta che cresce per una gran parte dell'anno. In questo caso siamo in pieno inverno ed è già disponibile. Fondamentalmente fino al caldo proprio torrido estivo, la si trova tranquillamente un po' dappertutto, ripeto. Viene chiamata in diversi modi, con le varie forme dialettali, ma in qualche modo ha sempre a che fare con questa nota un po' acidula, tant'è che, per esempio, nel nostro dialetto, qui zona Lecce e dintorni, viene chiamata cituriestu, quindi aceto selvatico, o pappacitu, quindi diciamo che mordicchiandolo ha questo gusto che richiama un po' l'aceto, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne sono diverse, anche pisciacane, la verità. Per chi ha avuto un'infanzia in campagna, di solito, diciamo, sarà capitato di prendere uno stelo e di mangiucchiarlo, di mordicchiarlo, e appunto quella sostanza un po' acida che rende appunto gradevole questa pianta. Si può mangiare, è una pianta 100% edibile, bisogna stare un po' attenti per via dell'acido ossalico, ma ne abbiamo parlato durante la preparazione del cordial all'acetosella, che poi è uno degli ingredienti di questa ricetta. Bene, per questa ricetta quindi abbiamo bisogno di cordial all'acetosella. Se ti sei perso l'episodio in cui lo preparo, troverai il link qui sopra o da quest'altra parte, e tequila bianca, fondamentalmente. Le dosi saranno 5 cl di tequila e 6 cl di cordial all'acetosella. Questa è la mia ricetta, a me è piaciuta molto. Puoi chiaramente aggiungere delle erbe, puoi modificarlo, puoi farlo leggermente più aspro, leggermente più dolce. Questo è chiaramente a seconda del gusto tuo o della persona che andrà a bere appunto il drink, che sia esso un ospite oppure un cliente del tuo locale. Procediamo. Andiamo, prima cosa da fare, andiamo a creare una bordatura al bicchiere. La bordatura andremo a farla, un po' ispirandoci alla margarita, andremo a creare una bordatura, anziché con il sale, andremo a utilizzare dei semi di amaranto. L'amaranto selvatico, che cresce, insomma, anche quello in maniera abbondante e spontanea, fa questi semi neri. Sto parlando dell'Amaranthus retroflexus, è appunto l'amaranto che cresce di solito, insomma, dalle nostre parti. E che cosa facciamo? Prima cosa, qui abbiamo selezionato un po' di semi, metterò un pochino di semi, andremo a bagnare il bordo del bicchiere con un pochino di cordial all'acetosella. I semi di amaranto sono 100% commestibili e hanno un gusto abbastanza neutro, quindi diciamo che avendo questo colore nero andranno a creare un contrasto cromatico anche nella presentazione appunto del bicchiere stesso. Andremo a inumidire la parte del bordo del bicchiere e poi lo andremo ad inzuppare fondamentalmente nei semi che si attaccheranno. Se non vuoi utilizzare diciamo il cordale, puoi utilizzare anche del succo di limone, insomma qualsiasi cosa, o anche dello sciroppo di zucchero. La bordatura è molto semplice e anche molto d'effetto. Questo è il risultato finale. A questo punto andiamo a raffreddare il bicchiere. Andiamo ad aggiungere qualche pezzettino di ghiaccio, così nel frattempo il nostro bicchiere andrà a raffreddarsi. A questo punto andiamo a mettere anche del ghiaccio nel nostro shaker e andiamo a versare i nostri ingredienti. In questo caso è un tequila molto, diciamo, base, però puoi utilizzare quello che preferisci. Puoi utilizzare anche eventualmente un mezcal.
Preferisco utilizzare comunque un distillato a base di agave in generale bianco perché metterà in risalto il colore verde del nostro cordial. 5 cl di tequila e 6 cl circa di cordial alla cetosella. Ricordiamo che il cordial alla cetosella è a base di acetosella, quindi estratto di acetosella e sciroppo di zucchero 1 a 1, quindi lo sciroppo di zucchero semplice. Andiamo ad assaggiare la nostra miscela, molto buona, e ricorda veramente moltissimo la mela verde. Andiamo a togliere l'acqua del ghiaccio che eventualmente si è sciolto, andiamo a dare una bella shakerata energica per 10-12 secondi. Andiamo a togliere il ghiaccio da dentro il bicchiere. Ti consiglio di buttarlo perché potrebbero andarci a finire dei semini di amaranto, comunque della bordatura. A questo punto andiamo a versare i nostri ingredienti e possiamo scegliere di versarlo direttamente così oppure possiamo fare il double straining, quindi il doppio filtraggio utilizzando la tecnica uovo di cui abbiamo già parlato in uno dei nostri video. Il colore è veramente bellissimo, è questo verde fluo. Molto particolare. L'abbiamo chiamato tequila Woodsorrel perché appunto Woodsorrel è il nome della cetosella in inglese. Il nostro drink è bello e pronto. Andiamo a mettere il nostro sottobicchiere che è uno dei regali delle nozze di mia madre, mio padre, e andiamo a decorare con un fiorellino di acetosella. Che lo poggeremo sopra. Molto semplice. Un drink dalle tonalità selvatiche molto interessanti. Il nostro tequila Woodsorrel è bello e pronto per essere bevuto. Questo è un drink gradevolissimo da bere, sia diciamo fino a quando è disponibile la cetosella, lo puoi tranquillamente preparare. Quindi per gran parte dell'anno. È un drink, come ho visto, super semplice da preparare. Puoi scegliere di modificare la tua dose, quindi renderlo un po' più aspro o un po' più dolce, magari aggiungendo anche un'altra parte acidula, puoi aggiungere magari ancora del succo di limone se vuoi, puoi cambiare distillato. Per me tequila in questo caso è perfetto, però puoi anche modificarlo utilizzando del gin o della vodka, per esempio. Se vuoi invece dargli un po' di slancio, potresti anche servirlo in un bicchiere, un tumbler alto con del ghiaccio e a questa base aggiungerci magari della soda. A quel punto lo renderesti ancora più leggero a livello di gusto e ancora più beverino. Quindi, per esempio, un drink ideale per, insomma, le temperature più calde, quindi tipo in estate. Bene, se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice in su, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella. In questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio del Resalto. Ci vediamo presto, anzi prestissimo, alla prossima, ciao!